Oggi siamo a Osimo, seconda tappa di Viaggio Circolare. Siamo qui con il sindaco Simone Pugnaloni. Sindaco, buongiorno. Benvenuti ad Osimo, sono due le cose importanti da raccontare ai nostri ascoltatori: la storia millenaria che risale in epoca romana e quindi il percorso dei reperti archeologici che abbiamo ristrutturato e ci abbiamo creato sopra degli itinerari a partire da Fonte Magna, storica fonte dove Pompeo Magno fece abbeverare i propri cavalli nella battaglia contro Giulio Cesare, i reperti nel loggiato che abbiamo appena inaugurato e le statue senza testa. Osimo è stata sempre una città dello Stato Pontificio, solo in un breve periodo fu conquistata da Boccolino da Buzzone, che in spregio al Papa fece tagliare le teste, e proprio noi ci chiamiamo Osimani senza testa per questo motivo, che queste teste sembrano che siano depositate al Castello Sforzesco di Milano. L'altra cosa bellissima da vedere ad Osimo, che è per noi un vanto importante, che porta ogni anno circa 20.000 persone ad Osimo, è la Osimo Sotterranea, ovvero Osimo in questa storia millenaria è completamente piena di grotte nei suoi sotterranei, e noi ne abbiamo voluti aprire tre tratti a tutti coloro che vengono a visitare la nostra città. Questa è la piantina del centro storico della città, secondo la tradizione assomiglia all'impronta di un piede, e quelle che vedete in blu sono una minuscola parte delle cavità che si snodano sotto Osimo. Sono circa 9 km di grotte. Ora siamo qui con l'assessore all'ambiente della città di Osimo. Assessore, la sua città che percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto? Allora, nel 2019 ha raggiunto il 77,4%. Siamo partiti nel 2015 con una percentuale del 66,7% e poi ci siamo posti un obiettivo di arrivare al 75%. Quindi nel 2016 abbiamo introdotto l'umido e l'organico a domicilio, quindi nel porta a porta, e nel giro di 2 anni siamo riusciti ad arrivare al 75%, obiettivo che ci eravamo preposti. A Osimo c'è il centro del riuso, vuole spiegarci di che struttura si tratta? Sì, certo. Allora, nel 2016 all'interno dell'isola ecologica di Estea abbiamo aperto il centro del riuso. È stato un vero e proprio boom iniziale di conferimenti e di accoglienza da parte della popolazione in modo veramente straordinario. Ogni anno abbiamo registrato circa 6.000 utenti che conferiscono e che vanno a ritirare, e i dati del 2019 ci dicono che circa 60.000 kg di materiale è stato tolto, non è andato in discarica per essere stato conferito al centro del riuso, e quindi ha ripreso una seconda vita, è stato riutilizzato da nuovi utenti. Sappiamo che siete dei cittadini molto virtuosi per le buone pratiche ambientali. Ci vuole fare un esempio, ad esempio, di la raccolta differenziata che ha quotidianamente? Benissimo. Dunque, io ho sempre cercato di fare del mio meglio, perché capisco che è importante, cioè, la salvaguardia di questo ambiente. Già da piccolina differenziavo, perché comunque vivevo in campagna, le varie cose si davano per gli animali, cioè già si faceva, e dopo si è lasciato andare troppo, purtroppo, e dobbiamo ritirare le redini. Perciò io già a miei nipoti piccolini li vedo nel parco e dice: ma perché loro buttano tutto? Dico: guarda, tu intanto fai il tuo meglio e cerca di differenziare, cioè la carta nella carta, la plastica nella plastica.